Siamo in collegamento con Francesca Bianco, direttore della sezione Osservatorio Vesuviano dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia. Salve, grazie per essere nuovamente con noi, ben trovata. Buongiorno, buongiorno. Allora, una situazione insomma, che ha preoccupato in questi giorni di festività, quella del bradisismo, mi riferisco alla zona dei Campi Flegrei, dove è ripresa questa attività sismica o questa attività sismica non si è mai fermata, ma non l'abbiamo percepita nei giorni scorsi? Ma fondamentalmente l'attività sismica ai Campi Flegrei non si ferma mai perché è il sollevamento che continua a essere attivo. Il sollevamento ormai a partire dal 2005 nella zona del rione Terra in particolare è arrivato a 88 centimetri e negli ultimi mesi abbiamo potuto vedere che la velocità di sollevamento è intorno ai 10 mm al mese, un po' in diminuzione rispetto al periodo precedente, però insomma comunque sempre continua. Se il suolo si continua a sollevare, ovviamente la crosta si deforma, accumula stress che poi rilascia sotto forma di terremoti. I terremoti ai Campi Flegrei sono per lo più di magnitudo molto piccola, quella che noi chiamiamo ultramicrosismicità, eventi di magnitudo inferiore a 1, molto spesso eventi di magnitudo anche inferiore a 0,5, quindi non percepibili dalla popolazione. Negli ultimi giorni invece abbiamo avuto una magnitudo leggermente, diciamo, più elevata, ma stiamo parlando sempre di magnitudo 1,7 e 1,8, che comunque rimangono, diciamo, nei canoni per noi della sismicità estremamente bassa, che però, essendo superficiale, è stata comunque percepita dalla popolazione. Naturalmente, tutte le volte che chi vive in quell'area percepisce un terremoto, anche se di piccola entità, stiamo parlando comunque di terremoti di piccola entità e lo voglio ribadire perché poi spesso sui social dilagano queste notizie: terremoto fortissimo, forte scossa di terremoto. No, non, ai Campi Flegrei finora, per fortuna, di forti scosse di terremoto non ne abbiamo avute, speriamo che non ne abbiamo neanche in futuro, ma comunque la percezione del terremoto poi diventa un ricordo a tutti del fatto che quella è un'area attiva. Certo, Certo, assolutamente. sono. Le chiedo un'altra cosa, qual è la zona interessata? Perché noi parliamo dei Campi Flegrei, i Campi Flegrei sono una zona vastissima. Sì, allora la zona sismogenetica di Campi Flegrei fondamentalmente è quella che è compresa fra tutto il comprensorio della cittadina di Pozzuoli, del comune di Pozzuoli, l'area della Solfatara e di Pisciarelli, che sono quelle dove si concentra il maggior numero di scosse di terremoto, seppur di magnitudo estremamente bassa, e anche Agnano. E abbiamo poi anche una sismicità a mare che si è cominciata a presentare dalla fine del 2018, ma è una cosa che non ci preoccupa perché metà della caldera flegrea è sommersa, quindi che ci sia anche un'attività sismica nel Golfo per noi, diciamo, è fisiologico, per noi che studiamo il fenomeno è fisiologico. Direttore, ci ha scritto un telespettatore, ma siamo molto preoccupati che questo sciame sismico ai Campi Flegrei si è verificato nel corso delle festività natalizie e ci preoccupiamo delle festività di fine anno, perché riteniamo che magari ci siano maggiori controlli, un'attenzione minore sulla situazione in atto da seguire. Vogliamo tranquillizzarli? Non esiste nessuna forma di distrazione per noi in nessun giorno dell'anno rispetto alle attività di monitoraggio che noi effettuiamo continuamente 24 ore su 24, Natale, Pasqua, ultimo dell'anno, primo dell'anno, Ferragosto, c'è sempre personale dedicato alle attività, un gruppo cospicuo di persone che può intervenire in caso di eventi maggiori. Speriamo che la cosa non si debba mai mettere in atto, naturalmente, e che controlla in ogni caso l'attività di background, perché questa comunque è un'attività di background, cioè di fondo, di base, continuamente, sia per i Campi Flegrei, sia per il Vesuvio, sia per Ischia, per tutte e tre le zone di nostra pertinenza. Abbiamo anche sempre le squadre di pronto intervento
che eventualmente, insomma, si dovessero verificare dei fenomeni particolari sul territorio, in qualunque giorno dell'anno e in qualunque ora, soprattutto del giorno e della notte, sono pronte a intervenire. Concludiamo il nostro collegamento con la consueta domanda anche su questo gigante buono che tanto amiamo, mi riferisco naturalmente al Vesuvio, ma tanto preoccupa i nostri telespettatori che appena sentono parlare anche di sciame sismico ai Campi Flegrei, immediatamente il loro pensiero va al Vesuvio, che dorme fortunatamente sonni tranquilli. Per ora sì, continuiamo a registrare questa sismicità di fondo di bassa energia anche lì, ma non ci sono in atto deformazioni del suolo, non ci sono anomalie geochimiche, tutti i parametri sono assolutamente non anomali e quindi al momento lo stato del vulcano è assolutamente privo di qualunque preoccupazione. Voglio approfittare di una cosa però, quello che abbiamo osservato in questi giorni ai Campi Flegrei non è tecnicamente uno sciame sismico, è un'attività sismica. I sciami sismici hanno una definizione per noi diversa, sono degli eventi che avvengono in tempi molto ma molto ristretti e molto ravvicinati dell'ordine dei minuti per lo più e noi per fortuna non abbiamo osservato questo. Noi la ringraziamo sempre per la sua chiarezza e per dare tranquillità e serenità ai nostri telespettatori e dando loro la consapevolezza che c'è un monitoraggio continuo e costante di questi problemi e fenomeni sismici nella nostra regione. La ringraziamo, la salutiamo e naturalmente torneremo ad aggiornarci. Arrivederci, buon lavoro e buon inizio anno, sperando che la pandemia possa essere alle nostre spalle finalmente. Grazie, grazie mille, buon inizio anno anche a voi. Grazie. Arrivederci. Arrivederci.